Buon lavoro, guarda che bel disegno. Buongiorno. Se parliamo? Due caffè, grazie. Mi chiamo Camillo Frigeni, 77 anni, sono nato ai piedi delle valli bergamasche nel 1946. Ho conosciuto mia moglie nel 1973, nativa di Ischitella, che da piccina è venuta a Bergamo, naturalmente il papà per motivi di lavoro. Ci siamo sposati nel 75 e da allora non facciamo altro che scendere e salire Bergamo-Gargano, Gargano-Bergamo. Alcuni anni fa, a parte l'INPS, ma anche i miei ragazzi mi hanno collocato a riposo. Allora cosa abbiamo deciso? Di trasferirsi a Ischitella. Appena prima della pandemia questo è avvenuto e da allora non mi sono più spostato. E ho ripreso la mia passione per la pittura, perché quando ero ragazzo nei primi anni 60 ho chiesto al mio papà che avrei desiderato fare l'Accademia di Belle Arti a Bergamo, e lui poverino mi disse prima il cantiere, poi la pittura. Comunque dopo 50 anni di cantiere ho ripreso questa mia passione e da quando sono in Ischitella il paesaggio è splendido, quindi mi sono dedicato interamente alla pittura. Ci sono dei luoghi di Ischitella che veramente incantevoli. E qui ho trovato un'altra passione, il mare. Da quando mi sono trasferito qui a Ischitella, il cugino di mia moglie, che chiamano il Pino il Romano, mi ha inserito nella Proloco. Sono stato accolto veramente bene, soprattutto dalla presidente Maria Dionisio. Ho collaborato con altri artisti e altre signore che abbiamo dipinto gli sportelli dell'acquedotto pugliese da Asuttana. Ricco del Gargano è uno dei borghi più belli d'Italia e questo skyline mi ha veramente rapito, è veramente splendido e io ho cercato di cogliere questo momento splendido.